Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a tutti, tanti auguri per te. Buongiorno a tutte ragazze, è mattina, finalmente un attimo di pausa anche per me. Mi gusto questo budino al cioccolato e alla panna. E niente, oggi è una giornata veramente molto particolare, molto importante per noi, perché i nostri cuccioli compiono un anno. Ci sarà da organizzare tutti i preparativi per la festa, daremo un rinfresco nel nostro giardino, speriamo insomma di riuscire a organizzare tutto per tempo. Il tema che abbiamo scelto per la festa è Topolino e Minnie, perché Maurizio in particolar modo adora proprio il personaggio di Topolino e quindi ci sembrava carino fare una cosa per lui. Abbiamo ordinato un buffet da un forno e noi però dobbiamo preparare i bicchieri di frutta, le bibite ovviamente e tutto l'allestimento che ci sarà da fare. E l'orario che abbiamo scelto alle 4 del pomeriggio, sperando che in giardino non ci sia troppo caldo, ma dubito perché in queste giornate il caldo è veramente torrido. E niente ragazzi, sono emozionatissima, mi tremo un po' la voce perché davvero è un momento importante, perché insomma è passato un anno e in un anno ne abbiamo viste veramente tante. E i bambini sono cresciuti tantissimo, mi vengono in mente insomma tutti quei momenti, quelle giornate tristi, buie, devastanti. Non so se c'è tra i miei fan qualche mamma alle prese coi gemelli ai primi mesi, ecco, io mi rivolgo a loro, ragazze. Stringete i denti, perché il periodo peggiore è quello, il periodo peggiore passa già dopo il 3-4 quinto mese e dopo sarà veramente molto 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 meglio e ce la si fa ragazze, ce la si fa, anche se sembra impossibile, anche se alle volte c'è da sclerare, anche se alle volte piangete, vi disperate, vi sentite esaurite, ce la si fa, ce la si fa. E quando si è un po' usciti da quel tunnel tremendo, ci si guarda indietro e si sorride, non con nostalgia, perché tornare indietro non ci tornerei, ma si sorride perché si è orgogliosi di se stessi e dei progressi che hanno fatto i bambini. Niente ragazze, finisco il mio budino e poi si parte, prepariamo tutto e che vediamo, speriamo bene. Allora ragazzi, vi faccio vedere al volo parte dell'allestimento, come vi dicevo Minnie e Topolino, i festoni, piatti, bicchieri, tovaglioli e i palloncini che al momento sono già pronti in giardino. Queste sono invece le magliettine che ci hanno regalato gli zii, che i bambini indosseranno per l'occasione della festa. Minnie e Topolino con la scritta un anno. Ok ragazze, i tempi stringono, siamo immersi nei preparativi, aiuto, speriamo di fare tutto, anche perché i bambini cominciano a essere noiosi e insomma se loro non collaborano è tutto molto molto più difficile, però siamo a buon punto. Non vi faccio vedere il resto dell'allestimento perché non voglio rovinare l'effetto sorpresa, vi faccio poi vedere direttamente le foto della festa già preparata.
a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri.